Se volete potete un attimo raddrizzare la schiena, fare un bel respiro profondo, chiudere gli occhi, concentrarvi solamente sul vostro respiro, osservando l'aria che entra e che esce dal vostro corpo, senza dirigerlo, senza controllarlo. Siete solo testimoni del vostro respiro. Nel frattempo fate caso ai vari rumori che avete intorno. Qualche rumore al di là della vostra stanza, per la strada, qualche voce lontana. Accogliete ogni rumore così come giunge la vostra percezione. Ogni rumore è perfetto così com'è. Non pensate che è meglio che non ci sia, che vi distragga. Qualsiasi pensiero che giunge nella vostra mente, osservatelo così com'è. Non dite adesso non devo pensare, semplicemente siete presenti a qualsiasi cosa affiora adesso alla vostra coscienza. Immaginate adesso tutte le persone che conoscete, le persone a voi care. Fate un veloce passaggio di immagini delle persone a voi care. E poi estendetela ai vostri conoscenti, ai vostri familiari, ai vostri amici, insegnanti, tutte le persone che avete conosciuto nei vostri ultimi anni. Estendete questa immaginazione anche a coloro che avete visto anche di rado, anche una volta nella vita, anche se non le ricordate. Immaginate qualche volto. Immaginate anche l'esistenza delle persone che non avete mai conosciuto. Tutti coloro che abitano questo mondo. Immaginate le loro vite, molto diverse dalle vostre, le loro case, i loro affanni. Estendete anche questa immaginazione a tutto ciò che avete conosciuto, tutto ciò che sapete, tutti i vari concetti, le informazioni, tutto ciò che avete imparato di voi stessi, del mondo, della vita, della spiritualità. Immaginate tutto il contenuto dalla vostra mente. Immaginate che stiamo mettendo in un contenitore tutte queste immaginazioni, tutte le persone che conoscete, che non conoscete, tutto ciò che avete imparato, le informazioni. Mettete tutto in questo contenitore, come un sacco. Immaginate tutta la vostra storia, tutto ciò che avete vissuto da bambini, dalla nascita, fino in questo momento. Prendete qualche flash che vi arriva, come riassunto della vostra storia, e mettetelo in un sacco. Tutta la vita degli altri, tutta la storia che noi conosciamo, il passato, il dubbio del futuro, tutto ciò che pensate esista in questo momento, che è esistito in passato, prendetelo e mettetelo in questo sacco.
Prendete tutto ciò che sapete, che potete immaginare, che avete vissuto. Se prendiamo tutto questo, tutte queste cose che abbiamo messo in questo sacco, le persone, le vite, il passato, l'antichità, il momento presente, se tutto ciò che abbiamo in questo sacco, tutto ciò che conosciamo, che crediamo sia l'esistenza, venisse per un attimo messo da parte, che cosa rimarrebbe? Tutto quello che abbiamo messo nel sacco è comunque un contenuto della nostra mente. Se questo venisse messo da parte, che cosa rimarrebbe? Rimarrebbe solo una pura consapevolezza. Consapevolezza dell'io sono. Stiamo entrando nel regno dell'essere, che non ha un tempo, non ha una forma, non ha nemmeno un suono. È una semplice consapevolezza. Tutto può apparire da questa consapevolezza, ma lei non appare a niente. Non può essere rinchiusa in qualche forma e dire: quella è la consapevolezza. Bensì è il testimone ultimo. È il vero osservatore, l'osservatore universale, la vita stessa, o universo, o Dio. Tutti i nomi sono stati messi nel nostro sacco, perché sono concetti. Spogliatevi di tutto ciò. Vedrete che rimane solo qualcosa che possiamo chiamare io sono, io esisto. Chiedetevi se questa consapevolezza può cambiare nel tempo. Potrebbe forse essere influenzata da qualcosa. Potrebbe forse invecchiare, potrebbe forse tentare di cambiare, potrebbe forse avere un giudizio su se stessa. Potrebbe morire, potrebbe voler andare da qualche parte o essere da qualche parte. Possiamo dargli una posizione, un momento, un tempo. Se tutte le vostre risposte a queste domande sono state no, è perché siamo entrati nel regno dell'essere, della pura consapevolezza. Forse quel luogo non luogo a cui alludeva Gesù quando diceva il regno di Dio, o il Buddha quando diceva il nirvana, l'illuminazione. Non ha importanza il nome che gli diamo, siamo semplicemente presenti in questa consapevolezza. Che permette a tutto e a tutti di esistere all'interno, ma che è infinitamente oltre tutto ciò che vediamo, che conosciamo, immensamente oltre di tutto ciò che abbiamo messo in questo sacco. Più contattiamo questa consapevolezza attraverso la presenza, la meditazione, la purificazione del nostro corpo, delle nostre energie, della nostra mente, e più questa pace che possiamo in un piccolo
in una piccola quantità a percepire in questo momento crescerà sempre di più e saremo sempre più consapevoli che la vita è infinitamente oltre ciò che pensiamo, ciò che vediamo, ma rimane comunque un mistero, un sacro mistero, un mistero che accetta e comprende tutto e tutti. E non possiamo fare altro che arrenderci a questo mistero, far parte di questo mistero, perché così questo è quello che siamo, parte di questo mistero. E di conseguenza a questa resa sentiremo un naturale una pace che non ha cause, una gioia che non ha cause, che non è un'emozione che arriva e va, non è neanche una sensazione grossolana, è un qualcosa che sono, non che so o che percepisco. Potete a bassa voce o mentalmente ripetere 3 volte lentamente questa frase: sii calmo e sappi, io sono Dio. Sii calmo e sappi, io sono Dio. Sii calmo e sappi, io sono Dio. E tornate adesso a percepire di nuovo il vostro respiro e il vostro corpo sulla sedia. Tornate a far caso ai rumori che vi sono intorno. Corpo, rientrare completamente in questa dimensione. Con i vostri tempi, quando siete pronti, potete anche aprire gli occhi.